Di nuovo protagonisti con gli approfondimenti legati in primo piano format. 46esimo appuntamento, ancora artisti musicali in evidenza, ovviamente con focus sulla loro vita, sulle loro esperienze artistiche. Questa volta un artista musicale polivalente, nostro gradito ospite, con noi Gianni Marino. Un caro saluto a tutti. Bene, come si è evoluta Gianni questa tua passione per il canto e la musica in generale? La passione è nata proprio qui a Rio Nero, all'età di 6 anni, ho partecipato a un concorso canoro e poi non mi sono più fermato, ho iniziato a studiare chitarra con il maestro Dino Riggillo, poi clarinetto, pianoforte e all'età di 17 anni mi sono iscritto al conservatorio dove ho proseguito gli studi di canto lirico. Uno dei tuoi strumenti musicali preferiti è il baritono, per quale motivo in particolare? È la mia voce, la mia vocalità e quindi lo preferisco rispetto a tutti gli altri. Le caratteristiche di questa specialità? Allora, è un'estensione intermedia. Faccio un paragone. Nelle voci femminili noi distinguiamo il soprano, il mezzo soprano e il contralto. Per quanto riguarda le maschili invece abbiamo il tenore, il baritono e il basso, che ha quindi note più gravi, e il tenore note più acute. E quindi il baritono è una via di mezzo tra il basso e il tenore. Prima di entrare ed analizzare il tuo ricco curriculum artistico, spiccano i tuoi studi di teologia. Sì. E, oltre appunto al conservatorio ho studiato anche scienze religiose, ho preso la laurea magistrale, la quinquennale a Matera e quindi la mia passione verso gli studi teologici e filosofici mi ha portato poi all'approfondimento della musica liturgica. Invece la tua evoluzione ti ha portato a ricoprire un ruolo importante come docente di religione cattolica e educazione musicale. Certo, l'esperienza è stata bellissima anche per la mia giovane età e quindi avere modo di parlare ai ragazzi è secondo me un dono davvero prezioso. Un artista musicale per crescere, per progredire, ha bisogno di evolversi nella maniera migliore e più completa. A quanto sono serviti i vari masterclass formativi? Tantissimo. Non mi sono fermato, tuttora continuo in tutta Italia e partecipo. Ricordo uno tra i tanti, il maestro Bruno Canino, che mi ha insegnato davvero tanto, o Elisabeth Schulz, la maestra Valeria Esposito. Insomma, davvero tanti, tanti maestri che mi hanno colmato non solo della loro arte, scusate, ma soprattutto del bene. Perché il vero maestro, cioè il docente, è quello che riesce un po' con l'arte della maieutica a tirare fuori il positivo. Adesso parlare di positivo, Antonio, in questo periodo non conviene, ecco, però tirare il meglio da ogni allievo. Gianni, pur essendo giovanissimo, scovando nel tuo curriculum, noto un'esperienza significativa a mio modo di vedere. Sì. 3 anni fa, agosto 2018, a Molfetta, in Puglia, la settimana rossiniana, nel ruolo di Bartolo nell'opera Il Barbiere di Siviglia. Sì, Barbiere di Siviglia di Rossini, che poi abbiamo portato in giro per la Puglia con l'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Minafra. Anche questa è un'esperienza che porterò sempre nel cuore e mi ha aiutato a crescere, perché portare un ruolo intero, pensiamo a un'opera di 2 o 3 ore, non è semplice, soprattutto alla mia giovane età. Però anche questa è andata. Spesso si dice onore al merito, questa volta profeta in patria. Parliamo del 15 settembre 2019, un ricordo per te gradevole, la 7ª edizione del premio Club San Marco, con la corale Santissima Annunziata nel ruolo di maestro. Sì, un ricordo indelebile lì con il Club San Marco. Colgo l'occasione ancora per ringraziarli, un riconoscimento che porto e infatti inserisco spesso nel mio curriculum perché, come dicevi tu, nemo profeta in patria, no, non è stato così per me, perché ecco, a Rio Nero ho ricevuto sempre tanto affetto e tanto amore.
Prima del disastro e delle conseguenze devastanti della pandemia, gennaio 2020, analizzando un po' alcune fasi salienti della tua storia artistica, per la seconda edizione di Poesia in Lirica, a Potenza, al Teatro Stabile, un baritono d'eccezione, possiamo dire. Sì. Però vorrei dire anche un'altra cosa, Antonio, proprio riguardo alla pandemia. Sono stato costretto a rinunciare a due appuntamenti all'estero, questa cosa mi rattrista ancora oggi. Una tournée in Cina proprio per il Barbiere di Siviglia e lo Stabat Mater invece che dovevamo portare in Germania. Eventi non rinviati ma praticamente annullati. Un mese prima, dicembre 2019, ripercorrendo altre tappe, sempre nel ruolo di baritono, al Potenza, Teatro Stabile, La Reginetta delle Rose, questa operetta in tre atti, musica di Ruggero Leoncavallo. Sì, un'operetta un po' sconosciuta, però anche questa è stata un'esperienza eccezionale, con artisti lucani, tutti lucani, nel teatro più bello che abbiamo in Basilicata, che è il Teatro Stabile. E anche questa esperienza doveva essere replicata, però la pandemia ci ha fermato. Raccontaci invece l'avventura, non è da tutti, Expo 2015 a Milano. Sì, Expo 2015, frequentavo ancora le scuole superiori e è stato bellissimo andare nel Padiglione Italia e portare il nome della Basilicata. Eravamo un coro di giovani. E vedere i nostri corregionali lì a Milano che applaudivano per noi, erano contenti di ascoltare un coro Made in Basilicata, è una cosa che veramente mi ha riempito di orgoglio. Gianni, intanto complimenti per il tuo curriculum vasto, variegato e interessante, ma qual è l'esperienza più gratificante finora? Questa è una domanda un po' difficile, Antonio. L'esperienza più gratificante, forse, è proprio la laurea. Dopo tanti anni di studi in conservatorio, a febbraio finalmente ho concluso questo percorso. Attenzione sulla carta, ma io sto ancora continuando i miei studi privatamente in varie accademie. Tra le varie collaborazioni, quella con l'Ateneo Musica Basilicata. Sì, lì abbiamo portato Lo sposo al lotto, un'opera proprio di Stabile, lì nel capoluogo e in altre parti della regione. Altra tappa d'obbligo, il Conservatorio Gesualdo da Venosa. Certo, l'ho detto poc'anzi, Antonio, la laurea, ma poi anche altre esperienze. Abbiamo con loro messo in scena l'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, o ancora i Carmina Burana, e la cavalleria rusticana, ecco, veramente mi ha insegnato tanto. Una curiosità, qual è il brano che ti regala più emozioni? Il brano, io direi l'opera, tra la trilogia mozartiana, Le nozze di Figaro stanno particolarmente a cuore, sì. Come si diventa docenti di canto lirico? Come si diventa? Non c'è una ricetta in realtà. Dopo tanti anni di studio, ripeto, io sto continuando a studiare, si ha quasi l'esigenza di tramandare agli altri quello che si è appreso. Io lo sto facendo qui nel Vulture, in modo particolare a Rio Nero. Trovo proprio una grande gioia far riscoprire ai più piccoli, ma anche ai più grandi, il proprio strumento, cioè la voce. Non sono mancati sicuramente, diciamo la verità, sacrifici e rinunce. Certo. Io ricordo, mentre frequentavo le scuole superiori, uscivo subito da scuola e andavo a prendere il treno per andare a Potenza, in conservatorio, mangiavo un panino nel treno così e poi veloce fino alla sera. Al ritorno studiavo, facevo i compiti nel treno e poi ancora così per tanto tempo. La stessa cosa invece quando ho finito la scuola e frequentavo il conservatorio, perché nel frattempo frequentavo anche l'università di scienze religiose, quindi ho fatto sempre due cose. Altra curiosità, sì. Cos'è per te la fede? Questa è una domanda molto bella e molto complicata. Non si può descrivere, la fede possiamo dire per me è come una boccata d'aria, cioè toccare il cielo con un dito.
noi siamo in una dimensione di immanenza e possiamo veramente fare un percorso trascendentale solo attraverso la preghiera, e non c'è preghiera migliore della musica. Qual è il giorno che ti sei sentito più orgoglioso? L'ho detto prima, è proprio il giorno della mia seconda laurea, perché la prima a Matera in scienze religiose, ma quella che più mi ha riempito, perché ho dovuto fare tanti sacrifici, è stata proprio quella del conservatorio. Che emozioni, sensazioni ti ha regalato diventare direttore di un coro come quello della Santissima Annunziata della tua città? È stato tutto così, possiamo dire, per gioco. Ero ancora minorenne e mi hanno messo a dirigere questo coro, non sapevo fare grandi cose. E quindi una palestra, se così la posso definire, è stata proprio la mia parrocchia. È lì che io ho imparato tante tecniche nel coro, affiancate poi dallo studio in conservatorio. E successivamente ho avuto altri incarichi. Allora poi ho trascinato, possiamo dire, il mio coro in base allo studio. Quindi più io studiavo e più dovevo andare avanti con il coro. Oggi ormai è un coro decennale, conosciuto in tutta la zona, e insieme ad altri cori stiamo collaborando per un progetto che alla fine ti spiegherò. Qual è il tuo rapporto con la tua cittadina di origine, Rio Nero in Vulture? È un rapporto bello, ma posso dire tante volte sto male nel vedere la mia città d'origine che non ha un teatro, che non ha un cinema, che è una città dove io porto l'opera ovunque, attenzione, anche ai paesi limitrofi, ma non a Rio Nero. Questa cosa, insomma, mi fa sta un po' male, possiamo dire. Siamo già nella seconda parte di questa interessante intervista, poi vi lasceremo con una chicca del maestro Gianni Marino. Analizziamo per un attimo la Basilicata, pregi e difetti. Pregi e difetti. Allora, dice il maestro Riccardo Muti in un'intervista, non ricordo dove, su che giornale, che gli svantaggi di alcune regioni, ad esempio la nostra, sono proprio non avere grandi teatri di tradizione. Pensiamo alla Campania, dove c'è il Teatro San Carlo, o a Roma Teatro dell'Opera, a Milano Teatro alla Scala. Come fa un giovane ad appassionarsi alla musica lirica a Rio Nero o in Basilicata? Potenza e Matera hanno la fortuna di avere il conservatorio, quindi qualcosina si fa. Ma qui nel Vulture come fa un giovane ad appassionarsi all'opera lirica se le istituzioni non ci aiutano? Ecco, questo è il mio sogno più grande, dai più giovani ma anche alle persone più adulte, far appassionare tutti alla musica colta. In tutto quello che hai fatto negli anni, a chi vanno i doverosi, dovuti ringraziamenti? Sicuramente alla mia famiglia, ai miei genitori, a mio fratello, ai miei nonni, e poi a tutte le persone che mi hanno voluto davvero bene. Si sa che nella vita si incontrano anche tante persone che poi non ti aiutano realmente, ma io le ringrazio perché io ho imparato davvero da tutti, anche dagli errori, anche dagli ostacoli. Se sono la persona che oggi sta intervistando Antonio, è grazie a tutte le persone che ho incontrato sul mio cammino. Siamo quasi in chiusura di questa nuova puntata. Qual è l'ambizione da conquistare? L'ambizione da conquistare, forse l'ho detto prima, cioè per Rio Nero. Io vorrei portare più musica e abbiamo tante associazioni musicali, attenzione, però collaborare, cooperare e poi perché no, impegniamoci. Tante volte parlo qui a Rio Nero, si pensa andiamo al centro sociale ed è fatta, ma quella non è un teatro, è così bello entrare in un teatro e vedere questo sipario che si apre, no? E quindi impegniamoci affinché anche Rio Nero possa avere il suo teatro, la sua orchestra, il suo coro e musica. Invece Gianni, come vice direttore della Corale Diocesana, svelaci una curiosità, svelaci un prossimo obiettivo, una prossima iniziativa a Rio Nero in programma. Sì, allora con la Commissione di Musica Sacra ci stiamo impegnando per tutta la diocesi. In modo particolare io a Rio Nero
con la collaborazione dei parroci, stiamo organizzando un grande coro, un coro interparrocchiale dal nome Theotokos, che debutterà nella celebrazione solenne in piazza l'8 agosto. Siamo più di 50 coristi, io ho l'onore di dirigere questo coro e è un'esperienza anche questa molto entusiasmante per tutti. Abbiamo davvero tutti i cori di Rio Nero, nessuno escluso. Poi un altro progetto è quello del coro di voci bianche del Vulture, organizzato dalla Scuola di Musica Orso Mando, che partirà, pandemia permettendo, a settembre. Bene, sta per terminare la 46esima puntata di In Primo Piano Format. Io innanzitutto, prima di lasciarvi a queste splendide immagini, ringrazio l'artista musicale polivalente Gianni Marino. Grazie a te e a tutta la redazione. Augurando in bocca al lupo per il futuro. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie. Arrivederci alle prossime edizioni, però non perdetevi dal Rinaldo di Handel, Sibilar Gli Angui da Letto. Grazie ancora e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao.